José, bentornato a Monzello. Avete fatto una grande Coppa d'Africa, quarti di finale, forse anche al di là delle aspettative. Che esperienza è stata? Grazie innanzitutto. Eh sì, no, è stata una bella esperienza perché, come ben hai detto tu, siamo andati oltre alle aspettative che c'erano sulla nostra nazionale. È stata un'esperienza bellissima che non scorderò mai nella mia vita. Abbiamo visto anche le immagini dell'accoglienza quando siete tornati in Guinea Equatoriale, davvero tantissima gente, è stato emozionante. Sì, sì, no, tutta la nazione, tutto il popolo ci hanno fatto vedere il suo amore, che sono stati molto contenti per il nostro percorso. È stata una grande festa quando siamo tornati, ci hanno salutato in un modo molto affettuoso e bellissimo. Adesso torni al Monza ancora più carico, possiamo dirlo. Avevi sentito il mister, la società quando eri in Camerun? Adesso torniamo qua, torno con la mia squadra, con lo stesso obiettivo di prima. Speriamo che posso aiutare la squadra a raggiungerlo, e sì, sempre la società, il direttore, il mister, anche i compagni mi hanno fatto vedere che ci tenevano anche a me in questo periodo qua, in questa esperienza, e li ringrazio pure. Mentre non c'eri è arrivato un nuovo giocatore, Mancuso, e forse ti ha chiesto anche il numero 7, lo conosci? Non gliel'hai sì, dato? Sì, no, abbiamo giocato insieme a Pescara. E avevo parlato con lui nei giorni in cui si sta facendo la trattativa e sono molto contento di averlo qua. Tutti lo conosciamo, sappiamo che giocatore è, spero che ci dà quello che sa fare lui per raggiungere l'obiettivo. Torni proprio nel momento decisivo, adesso dalla partita di Cremona, un febbraio veramente di fuoco con tanti scontri diretti in casa. Sì, lo so, il calendario è... In questo mese di febbraio è, diciamo che è un mese di febbraio importante, che secondo me dirà tanto sul nostro percorso di questa stagione. Dobbiamo affrontarlo con la mentalità giusta e vincere le più partite possibili.